Buonasera a tutti, siamo Anna e Alice, siamo due volontari di Mare di Libri e oggi siamo qui con Matteo Corradini eh, per presentare il suo nuovo libro, Le luci della Shoah, che è uscito da poco nelle librerie. È un libro molto bello, molto particolare, è una raccolta di storie eh, che sono, raccontano di persone diverse, per età, per nazionalità, stato sociale... Eh, che però sono accomunate tutte, oltre che dal dolore provocato dalla persecuzione dei nazisti di quel periodo, anche da, um, dalla speranza che poi è il filo conduttore di tutto questo bellissimo libro. E sono appunto, come detto, lì qui con Matteo Corradini, che oltre ad essere, eh, essere scrittore è anche ebraista, in particolare eh, si occupa di, ehm, di Shoah. Eh, come scrittore non è il primo libro uh, su questo argomento, ma ha anche scritto La Repubblica delle Farfalle e ehm, oggi appunto parleremo di le luci nella Shoah. Eh, prima però di continuare a parlare noi, preferiamo lasciare la parola a parola Matteo, eh, iniziando con una domanda eh, su di lui. In particolare siamo curiosi di sapere come tu ti sei avvicinato a... A questo ambito e se questa passione sia nata sia sin da quando eri giovane o più in là con l'età. Allora, intanto, grazie, buonasera, grazie a Dan e Alice di Mare di Libri, grazie a Mare di Libri che ci ospita così, e grazie a De Agostini che ha pubblicato questa, questa cosa che avevo in testa e nel cassetto da un po'. E poi in realtà quando è uscita dal cassetto e uscita dalla testa si è trasformata in qualcos'altro perché poi le idee sono così, insomma ti restano in testa per un po' e poi quando si concretizzano, si concretizzano diversamente a volte funzionano meglio. E, e qual era la domanda? Ah sì, quando ho cominciato a fare l'ebraista. Io non sono ebreo. Non sono ebreo e non lo sono mai stato. E quando ero all'età della, della scelta dell'università, quindi quando ho finito il liceo, eh, ero veramente indeciso: volevo fare matematica oppure storia. E, e in realtà, nessuna delle due università, che sono parecchio lontane come, mm. come idea, nessuna delle due università mi entusiasmava troppo finché non ho letto che esisteva lingue orientali a Venezia. E già mi vedevo così in Oriente, no? non lo so, ad orso di cammello a fare il giornalista. In realtà, poi il giornalista non l'ho fatto, però ho studiato l'ebraico e studiando l'ebraico mi sono messo a studiare naturalmente anche a fare ricerca sulla Shoah. Eh, a Venezia ho imparato l'ebraico moderno, l'ebraico antico, l'aramaico, l'ebraico della mistica ebraica, e ho imparato a cucinare il risotto e ho scoperto che con le ragazze funziona solo l'ultima e non, non funzionano le altre. E in realtà ho imparato tante cose a Venezia, e, oltre ad abitare in una bella città, e ho capito che questa strada, cioè studiare... Eh, questo tipo di passato, eh, sarebbe, stato per me, sarebbe stata per me una cosa bella, una cosa in qualche modo che eh, nella, nella quale ritrovavo, ritrovavo un senso, eh, capivo che passare le giornate su questo argomento non mi pesava e ancora adesso non mi pesa a distanza di un po' di anni. E quindi sì, forse è nato tutto da lì, forse è nato tutto per caso, è nato perché a un certo punto sono andato un po' all'avventura e mi sono fidato che questa avventura mi avrebbe portato da qualche parte. Prima hai proprio parlato di università, no? E volevamo farti una domanda rispetto alle scuole, a come è trattato questo argomento, anche dato che si sta avvicinando la giornata della memoria. Ecco, spesso si parla quasi obbligatoriamente di quello che è successo durante la seconda guerra mondiale della Shoah. E ti volevamo chiedere, secondo te qual è il miglior modo? Per parlarne, per presentarlo a, a dei ragazzi che, vanno, che hanno diverse età, e, e quali sono anche le cose che secondo te non andrebbero fatte? Urca. Allora, ehm, eh, ditemi la verità. Oh, ehm, non bisognerebbe mai rispondere con una domanda eh, a un'altra domanda, no? Cioè, se immaginate un'interrogazione a scuola in cui la prof vi chiede qualcosa sulla rivoluzione francese, e voi rispondete. E lei cosa ne pensa? Eh? No, non funziona, purtroppo è un trucchetto che non va. Ma ecco, a proposito di questo, eh, ditemi la verità, io lo chiedo a voi due come rappresentante, come due rappresentanti dell'intera dell umanità giovanile, ok? Eh, vi annoia il giorno della memoria? No. No, però... Sono... Allora non siete rappresentati, <ride> allora voi non rappresentate l'umanità giovanile, perché l'umanità giovanile in genere è annoiata dal giorno della memoria e credo abbia delle buone ragioni. Nella maggior parte delle scuole avviene questa cosa. È il 26 gennaio, cioè il giorno prima del giorno della memoria. A una prof cade l'occhio sul calendario e dice... Leggete il labiale sono delle parolacce. <ride> è il 26 gennaio, domani è il 27 gennaio, è il giorno della memoria, cosa facciamo? Mm? Capite? È come quando ti dimentichi no, l'anniversario di fidanzamento o il compleanno della cara amica, dici è eh domani e oggi pomeriggio i negozi sono chiusi. Hai capito? Questo è un po' il senso. E allora che cosa fanno? Vanno a cercare... Se nella, nella raccolta dei DVD della scuola ce n'è uno che vada bene, di solito tirano fuori una coppia impolverata del pianista di Polanski, vero? O Il bambino col pitama righe, che è uno, è uno dei film più brutti che sono mai stati realizzati sulla Shoah nell'intera storia dell'umanità, comprendendo perfino quello che è avvenuto prima della Shoah, <ride> e, e quindi si arrabattano così convinti, convinti di aver timbrato un cartellino e il risultato è che i ragazzi si annoiano, i ragazzi non capiscono il senso di quella giornata e hanno perfettamente ragione, hanno perfettamente ragione. Eh, se qualcuno venisse qui a eh, raccontarmi le guerre napoleoniche io non sarei proprio affascinato Diciamo che avrei un po' di sospetti all'inizio. Mm? Eh, spererei di avere una wifi libera per, non lo so, per guardare almeno due notizie o ascoltare musica, intanto che, intanto che questo parla. Eh, la distanza che c'è tra quelli della vostra età e la Shoah è la stessa che c'è tra, tra me e le guerre napoleoniche. Non tanto a livello di tempo, per fortuna ce n'è meno, però, però, però eh, a livello di senso sì. Eh, la Shoah è qualcosa di lontano, è qualcosa di ormai estraneo alla storia di un sedicenne italiano. E su questo dobbiamo farci conti. Non è una colpa del sedicenne se sente la Shoah lontana. E dobbiamo fare i conti con questa cosa. Eh, se, crediamo, se crediamo che ehm, si possa fare memoria in un modo diverso, allora lo dobbiamo dimostrare. Non basta dire che è giusto ricordare, perché se bastasse quello, allora saremmo tutti a posto. Invece non basta. Eh, dobbiamo trovare il modo perché quello che stiamo facendo diventi buono. Eh, chi, fa, chi fa il mio mestiere, e, e devo dire in Italia non siamo in tanti, anche se escono tanti libri sulla Shoah, di gente che lavora sulla Shoah tutto l'anno, non siamo in tanti. Chi fa il mio mestiere sa che più che le cose giuste eh, vanno cercate le cose buone. Sono le cose buone alla fine che magnetizzano le persone sono le cose buone che ci fanno innamorare. Un po' come viene raccontato nel libro. Vengono sì. raccontati gli aspetti diciamo della quotidianità più buoni, possiamo quasi dire. Sì, la, la, la nostra vita per fortuna è fatta più di cose buone che di cose giuste. E, è molto più facile che un ragazzo o una ragazza si innamorino di un ragazzo o di una ragazza buono che è il tipo o la tipa buona per lui. Buono nel senso, ci siamo capiti, no, che buono, hai capito? Non in quel senso lì. Più che di una persona giusta. Perché la persona giusta fa le cose giuste, ma è fredda, invece la bontà scalda. Allora, allora il buono che c'è nella storia è molto difficile da tirar fuori, perché la storia ci sembra fatta solo e soltanto di, um, di violenza, di vittime, di dolore. E invece in tutto questo dolore c'è stato anche del buono, stato anche, ci sono stati istanti di serenità. E, e mi interessava questa cosa, perché un po' per volta nel tempo ehm, certi testimoni me l'avevano raccontato, mi raccontavano, guarda, ehm, per esempio quelli di Teresin, mi dicevano, tra la fine del lavoro, quelli che erano costretti a lavorare andavano a lavorare, eh, a lavorare come schiavi, verso le sei, sei e mezza di sera li riportavano nel lager, la cena veniva distribuita una mezz'oretta dopo e loro mi raccontavano che in quella mezz'ora c'era un attimo di serenità, c'era un attimo, nell'attimo in cui la giornata era finita, e non dovevi pensare a quello che sarebbe successo il giorno dopo. E me lo raccontavano sentendosi in colpa, è questo che mi ha sempre fatto pensare. Mi raccontavano di questi attimi di felicità con un senso di colpa e questa cosa non andava bene, non mi piaceva. Queste persone si sentivano in colpa perché tutto intorno a loro c'era dolore e conoscevano persone che non ce l'avevano fatta, che erano state uccise. E loro per qualche minuto si sentivano bene. E si sentivano in colpa perché stavano bene. Allora ho provato a raccontare in questo libro quei momenti di luce dentro il buio della Shoah. Che sono momenti che ci sono stati. Non sono stati momenti lunghi, ma sono stati degli attimi, dei, come dei piccoli fuochi d'artificio che, come dire, se non li guardi subito poi te li sei persi. E però andava fatta questa cosa. Forse, forse anche per non far pi sentire più in colpa le persone che là dentro sono state per alcuni momenti felici. A proposito proprio del libro, ci chiedavamo anche di come fosse nato, cioè, eh, hai, sei venuto a conoscenza delle storie, e poi hai sentito che dovevi fare un libro in cui raccontarlo, oppure hai pensato? Eh, prima di fare un libro in cui parlare di queste cose e poi se hai conosciuto le varie storie. Allora, le, le, le storie eh, che sono in questo libro, alcune me le porto dietro da tanti anni, no? alcune, alcune mi sembra di conoscere da sempre, non so come dire, come, boh, come se fossero delle amiche con le quali ogni tanto torno a fare due chiacchiere perché so che hanno qualcosa da dirmi. E allora torno su queste storie. Altre storie invece sono nate solo per questo libro, quindi sono esclusivamente nate, ho fatto ricerca su queste cose solo da quando si è capito che questo libro sarebbe nato e sarebbe uscito. Quindi ci sono delle cose che, che mi porto dietro da tanto, non so, l'episodio di Amalia Badian. Che era questa ragazza dentro nel uh, ghetto di VOV e um, era una ragazza che suonava il violoncello. Adesso guardate, ve la, ve la condivido. Uh, forse state vedendo questa immagine. Mm? Sì. Mm -hmm. Giusto? Mm -hmm. Questa è Amalia Badian e suonava il violoncello al conservatorio di un ghetto che si chiamava il Vov, una città che si chiamava il Vov e oggi è ancora, ancora una città di confine, di estremo confine. Ecco, questa storia io me la porto dietro da tanto, tanto tempo e, e per certi versi però non era mai finita sulla carta. E altre storie invece, non so, come quella di Olga Nerman, quella storia di Olga Nerman l'ho... L'ho recuperata eh, proprio per questo libro. Olga Nerman ha un cognome, ha un cognome eh, belga, ma è italiana, è un'ebrea italiana che viveva al Lido di Venezia. e Oggi è una signora anziana che ricorda però benissimo tutto quello che è accaduto. E Olga Nerman mi ha raccontato che l'oggetto che la teneva. La teneva su di morale, era questo che state vedendo, cioè un piccolo orologio da viaggio. È veramente minuscolo questo oggetto. Insomma, sta nel palmo di una mano e, e ha i numeri fosforescenti. Questa è la, è la cosa più bella che mi ha raccontato Olga Nerman. Cioè, questo orologio ha i numerini fosforescenti, per cui prende, prende luce durante il giorno. E poi alla notte, anche se lo guardi al buio, questo, questo, questo orologio si illumina. Lei, a distanza di tanti anni, pensava che la fosforescenza se ne fosse andata. E l'ha riprovato, cioè l'ha messo ancora al, al, al sole, gli ha fatto prendere sole, e la fosforescenza, a distanza di tanti anni, funziona ancora. E questa cosa mi ha fatto pensare, perché simbolicamente era molto bella. Eh, la fosforescenza non è luce, cioè ci vuole una luce per, per fare in modo che qualcosa di fosforescente brilli. Allora credo che la memoria funzioni così come la fosforescenza, cioè la luce è laggiù. Noi però possiamo diventare un po' fosforescenti perché siamo stati illuminati da qualcosa. Prima um, hai citato una musicista, infatti nel libro abbiamo notato eh, che ci sono diverse storie collegate alla musica, eh, che veniva quasi interpretata come salvezza in uh, tutti i sensi. E sappiamo anche che anche tu hai un legame particolare con la musica. Cosa spingeva questi, questi ragazzi, questi giovani, a scappare ma portarsi ad esempio uno strumento che non è facile da um, tenere vicino? Um, la musica nei lager ha avuto un'importanza molto forte e io che non sono musicista purtroppo um, amo lavorare con i musicisti perché è un mondo per me talmente bello e talmente misterioso e talmente lontano che così mi affascina veramente. Uh, nel tempo ho recuperato alcuni strumenti che vengono dalla, dal ghetto di Teresin erano stati costruiti in ghetto da una famiglia che si chiamava Jalud. Eh, Jalud in cieco vuol dire ghianda, e quindi su ogni strumento loro avevano inciso una piccola ghianda, era il loro logo, insomma. E questi strumenti li ho recuperati, li ho fatti restaurare, e oggi ci sono dei musicisti che li suonano, ogni tanto faccio delle serate con loro o facevo, insomma poi ritorneremo a fare queste serate insieme. Ogni tanto li minaccio questi, questi musicisti, gli dico prima o poi imparerò a suonare anch'io e uno di voi verrà licenziato. E ogni tanto li minaccio, però poi loro sono bravi, eccetera. Vi, vi faccio vedere uno di questi strumenti. Questo è, questo è un violino, è un violino jalud costruito a Terzin e suona naturalmente. Io naturalmente non lo so suonare, quindi non aspettatevi nulla. Mm -hmm. um, gli ebrei che venivano deportati a Terzin potevano portare con sé solo 20 kg di cose. Per uno scherzo del destino, sono i chili che oggi puoi portare nella stiva di un aereo, circa. Spesso questi chili oggi non ci bastano per fare una piccola vacanza, no? Di solito facciamo gli occhi dolci alla hostess, <ride> quando mettiamo la valigia e la, e, e la bilancia dell'aeroporto segna 38 chili. Noi facciamo gli occhi dolci e eh, sa, ho comprato qualche regalino per gli amici, insomma, lei chiede di pagare un, una differenza. In questi 20 kg, gli ebrei di Praga che venivano portati a Teresin non mettevano soltanto quello che ci aspetteremmo: noi ci aspetteremmo vestiti e cibo. no? Vieni portato via da casa, vai in un posto dove fa freddo. C'è molto umido, a Terzin c'è umidissimo, se è andata a Tersin a gennaio è il freddo è veramente pungente e la, 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 la temperatura va molto giù. Io sono stato a volte a Terzin con meno 12-15 meno 15 gradi, con un'umidità folle. E invece no, I, gli ebrei che vanno via da Praga portano in questi 20 kg strumenti musicali e libri. Tanti, tanti libri. Gli strumenti musicali non sono pesantissimi, ma occupano spazio, quindi vanno protetti. I libri sono anche pesanti. Se cominciate a portare dei libri, i chili in un attimo crescono. Perché lo fanno? Perché in fondo hanno capito che in quella condizione la musica e la letteratura ci tengono vivi esattamente come un maglione quando fa freddo o un pezzo di pane quando abbiamo fame. Non sono diversi. Oggi noi siamo talmente liberi e talmente beati che possiamo pensare che la musica e la letteratura siano degli, degli hobby, degli optional della nostra vita. No? Beh, se hai un po' di tempo leggi un libro, se hai un po' di tempo impara a suonare uno strumento. E invece no. L Leggere e suonare o leggere e ascoltare sono due attività necessarie, sono vitali, ecco, non, non ne possiamo fare a meno. E gli ebrei in questa condizione ce lo dimostrano. Eh, suonavano musica a Teresin e questi strumenti, un po' per volta, si sono salvati, li ho fatti restaurare. Una cosa che mi piace dire di questi strumenti è questa. La dice lo strumento, naturalmente. Eh, la corda, secondo voi, è vecchia o nuova? Eh... Eh... <ride> nuova. Nuova, risposta esatta. Se fosse una corda di 80 anni fa, sarebbe da buttare via, perché le corde invecchiano, mm -hmm. i musicisti le cambiano, proprio perché invecchiano. Se le suoni invecchiano ancora più in fretta. Ci vuole una corda nuova per suonare uno strumento antico. Anche se tu devi suonare uno stradivari, hai bisogno delle corde nuove, perché lo stradivari con delle corde di 400 anni fa non suona. Allora tu hai bisogno di mettere un oggetto nuovo su un oggetto vecchio per fare in modo che questo oggetto vecchio funzioni ancora. Questo vale per quasi tutti gli strumenti musicali. Che ne so, il clarinetto ha bisogno lancia nuova, il flauto traverso ha bisogno di sostituire i cuscinetti che chiudono i buchi, altrimenti non suoni, i cuscinetti invecchiano, seccano e non chiudono più. Cioè, ci vuole qualcosa di nuovo per, far, per fare in modo che qualcosa di vecchio parli. E anche questo è memoria, in fondo, no? Anche questo è il senso della memoria. Eh, il passato non parla da solo, il passato parla se noi del presente lo ascoltiamo e lo facciamo parlare. Il passato ha bisogno di noi, perché senza di noi il passato non parla più. La maggior parte delle persone che io studio, quando studio la Shoah, sono morte e quindi non parleranno mai più. Il passato ha bisogno di noi per farsi ricordare. Te, se fossi stato nella posizione di. Ascolto di questa... la domanda: intanto metto via il nostro amico. Sì. Eh, se fossi stato al posto di una di queste persone che poi sono state deportate, eh, qual è quell'oggetto che avresti portato con te senza neanche pensarci? Non sapendo suonare nulla probabilmente avrei portato dei libri. Questo è un uh, libro originale della biblioteca di Teresin. Cosa avevano fatto a Teresin? Eh, avevano istituito una, una biblioteca, cioè avevano chiesto ai nazisti di usare qualche stanza, i nazisti gliel'avevano permesso, di usare questa stanza e metterci dentro i libri di tutti. Era logico, scusate. Allora, se io vengo portato via da casa, mi porto quattro libri, cinque libri, dieci libri, più di tanti in valigia non ci stanno. Ma prima o poi questi libri finiscono. Tanto più se amo leggere. Se amo leggere sette, otto libri, finiscono in fretta. Allora cosa faccio? Faccio la cosa più naturale del mondo. Chiedo a qualcun altro se ha un libro da prestarmi magari io gli presto a lui il mio libro, finché gli ebrei capiscono che tutti questi scambi possono essere regolati e possono diventare una cosa più grossa, speciale, e istituiscono una biblioteca in cui tutti quelli che hanno dei libri mettono lì i loro libri e, e prendono quelli degli altri. C'è un registro, quindi è tutto come dire, organizzato per bene, e gli ebrei di Teresin possono leggere... Migliaia di libri. La biblioteca di Teresin alla fine del 44 conta 40.000 volumi. 40.000 avete sentito bene. 40.000 volumi perché nel frattempo sono passate 180.000 persone a Teresin e ognuna ha lasciato qualcosa. Allora la, i libri. I libri sono così, i libri sono così, sono talmente forti che a un certo punto eh, resistono, ecco, ci aiutano anche a resistere. Ora vorremmo parlare un po' invece delle storie che abbiamo trovato nel tuo libro. C'è una storia molto particolare, anche proprio riguarda come è scritta. Parliamo del, della storia intitolata Il mestro di Adele. Adele era una vedova che riuscì a fuggire prima dell'arrivo dei nazisti nella sua casa, eh, però quando questi arrivarono, comunque eh, guardar si guardarono intorno e presero tutto ciò che vedevano praticamente presero un totale di 104 oggetti. E la particolarità di questo racconto sta proprio nel fatto che noi mh, riusciamo quasi a vederli perché sono tutti elencati. E noi abbiamo fatto una sorta di lista di tre oggetti. Eh, che noi abbiamo trovato leggendo le storie, quindi non appartengono a questa storia qui, ma sono oggetti che hanno segnato eh, delle persone di cui il libro parla. Eh, vorremmo far scegliere a coloro che ci stanno guardando eh, un oggetto. E I nostri tre oggetti che abbiamo scelto sono un ricettario, un libro di poesie e un maglione rosso. Quindi adesso aspettiamo che i nostri ascoltatori ci facciano sapere qual è la storia che, interessa, che interessa loro di più. Nel frattempo, eh, abbiamo anche noi delle storie preferite, e eh, magari vorremmo sentire un dietro le quinte. Sì. Parto io? No. Ok, la mia storia preferita è La Terra da lassù, eh, che è la storia di Peter, un ragazzo che si trova a Teredin. Che insieme ad altri ragazzi eh, decidono di creare questo giornalino, eh, il, cui, il cui simbolo è una cella spaziale. E ehm, per rimanere in tema Peter decide di fare un disegno eh, di quello che secondo lui è il paesaggio lunare. Ovviamente non c'è ancora stato l'allunaggio, quindi non si sa ancora bene com'è. Eh, sfortunatamente, però, eh, Peter, dopo questo disegno, viene portato ad Auschwitz dove poi morirà. E nonostante ciò però il suo ricordo rimane vivo e infatti nel 2003 il primo austra, 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 astronauta, astronauta israeliano eh, porta questo disegno con sé nello spazio. E hai qualche aneddoto particolare da raccontarci in questa storia? Intanto ve lo mostro, vi faccio vedere. Questa, questa che vedete adesso è... La copertina che tu hai citato, cioè il, Peter Ginz, che è il ragazzo che, così, che, che ti è piaciuto in particolare, aveva inventato un um, settimanale clandestino, cioè, lui, e i suoi amici, lui e i suoi amici raccontavano uh, quello che avveniva nel ghetto di Teresin attraverso un settimanale che si chiamava Vedem. Il logo del settimanale, il simbolo del settimanale era questo che vedete, eh, un libro, una stella e quello che sembra un proiettile, in realtà non è un proiettile, ma è una navicella spaziale come loro la immaginavano. Perché loro immaginavano tutto questo in questo modo? Perché erano dei grandissimi appassionati di un libro che è Dalla Terra alla Luna di Jules Verne. Loro leggevano questo libro e effettivamente eh, Dalla Terra alla Luna di Jules Verne eh, racconta di una spedizione sulla Luna in cui il, la navicella spaziale sembra veramente un proiettile, cioè viene sparata sulla Luna. Lui disegna questa cosa. E poi fa un altro disegno, che è quello che adesso vi mostro, che è quello che tu hai raccontato, che è questo qua. È il disegno della Terra vista dalla Luna nel 1944. Noi, oggi, per noi oggi è facile immaginare la Luna perché abbiamo visto centinaia di fotografie scattate sulla Luna. Ma questa immagine è quello che immaginava un ragazzo nel 1944 della Luna. Vedete, è una Luna con delle, delle cime che sembrano un po' le Dolomiti, insomma, un po' delle cime aguzze. E noi sappiamo che la Luna non ha queste cime. E là in fondo, eccola là, c'è la, la nostra Terra. Eh, nel 2003. Nel 2003, a fine gennaio, lo Shuttle Columbia eh, vola nello spazio con il suo primo astronauta israeliano e simbolicamente questo astronauta porta con sé una copia di questo disegno. E lo Shuttle esploderà nella fase di rientro. E questo mi ha fatto pensare moltissimo. Intanto perché simbolicamente quando questa cosa è successa io ero a Teresi. A Ero a Tersin, Ero a Teresina, era fine gennaio, c'era un freddo pazzesco, io camminavo nella neve a Tersin, c'era una nevicata fortissima. E torno a casa alla sera, dopo aver fatto ricerca a Tersin, a Praga, e guardo il giornale, e sì, guardo le notizie, insomma, sul giornale uscito il giorno dopo. E guardo le notizie e, e questa cosa del, raccontavano questa cosa dell'esplosione dello Shuttle Columbia. È come se come dire, si fosse chiuso un cerchio, quasi, quasi, quasi come se questo disegno fosse una specie di maledizione, in cui i sogni di Peter restano sempre lì, nell'aria, senza essere realizzati è qualcosa di credo di profondamente triste e mi aveva segnato molto questo, questo, questo episodio poi da lì in poi era il 2003 da lì in poi ho lavorato tantissimo sul ghetto di Tersin forse anche in nome di questo la storia che a me ha, ha colpito di più mi è rimasta più impressa invece è il cuore della bambola che narra ah. di Inge all'epoca una bambina, eh, una bambina molto legata alla sua bambola, che era la tipica bambola de, del, della seconda, che si trovava nel periodo della seconda guerra mondiale, era chiamata come molte delle altre, Marlene, da un'attrice molto famosa, molto bella dell'epoca. Ehm, lei decide di portarsi questa bambola quando viene internata a Terezin. Eh, però Teretin era un campo comunque diverso dagli altri, era un campo usato per la propaganda, quindi ehm, Inge non fu divisa dalla sua famiglia, eh, fu divisa inizialmente però dalla sua bambola, lì venne portata via da un soldato, probabilmente credendo che ci fosse una bomba dentro, un qualcosa di pericoloso, eh, quando capisce che in realtà non c'è niente di cui preoccuparsi, gliela riconsegna. Eh, Inge poi è sopravvissuta al... Um, la seconda guerra mondiale e ora la sua bambola si trova in un museo quindi è visibile a tutti. Ecco invece cosa sai raccontarci su questa storia? Allora su Inge Wehrbacher ho molti più aneddoti perché perché Inge Wehrbacher è sopravvissuta e quindi figuratevi sì, abbiamo una conoscenza già da un po'. Allora Inge Wehrbacher l'ho conosciuta perché, perché era stata invitata in Italia e avevamo organizzato un piccolo tour di, di incontri, facevamo quattro incontri in giro per l'Italia. Vado a prenderla all'aeroporto di Venezia. Lei atterrava da New York perché Inga Warbacher, ebrea tedesca, viene deportata a Teresa, ritorna sopravvissuta con i suoi genitori dove viveva, cioè in una cittadina vicino a Stoccarda. E, e nel 1946, come tantissimi ebrei europei, non si fida più dell'Europa. Cioè, quello che era successo era talmente grave, talmente potente, che molti ebrei decidono di andare a vivere altrove, non si fidavano più dell'Europa. Molti vanno a vivere in Israele e moltissimi vanno a vivere negli Stati Uniti. Eh, Inge Warbacher vive a New York dal 1946, per cui è americana totalmente. E lei atterra all'aeroporto di Venezia, io non l'avevo ancora conosciuta, che cosa vi immaginate, una signora anziana, ex deportata, eccetera. Lei scende dal, dall'aeroporto con un basco tipo militare e tirandosi dietro il trolley sale in macchina e comincia a cantare. Eh, canta, 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 che cosa? Vecchie canzoni americane piene di doppi sensi canzonacce tipo da musical insomma la prima tappa di questo tour era a Bolzano noi andavamo quindi da, da Venezia su verso Bolzano facevamo l'A4, l'autostrada A4 io a Vicenza non ne potevo più di questa cosa che cantava continuava a cantare cioè, E abbiamo fatto tutta una serie di incontri, di incontri insieme divertendoci molto insomma la scena era un po' da film eh, vi faccio vedere per esempio eh, questo sono io che, eh, che porto un, uh, un mazzo di fiori a, a Inge, solo che non sapendo se nella sua stanza d'albergo c'era il vaso di fiori, ho rubato un vaso di fiori alla reception dell'albergo e glielo stavo portando di sopra e uh, mi sono scattato questa foto. Questi invece, vediamo se si vede. Eh, aspetta, ricondivido. Um, questa invece siamo io e lei, io e lei eh, su un treno eh, mentre ci dividiamo una torta sbrisolona. E vedete, stiamo mangiando questa torta sbrisolona e, e così stavamo andando da, da Mantova a, a, a Venezia, dove avremmo fatto altri, altri incontri. Eh, Inga Werbacher vive nel, nel Queens, che è un grande quartiere di New York. E, e ogni tanto mi manda delle mail folli eh, nelle quali mi racconta, non so, che è stata fatta cittadina onoraria di un villaggio di, di quelli che noi lettori di Tex chiamiamo i pelle rossa, cioè di, dei nativi americani, come vanno chiamati per, per davvero. E mh, non so di quale tribù, ma, ma mi manda delle foto con, con lei. Con, eh, il cappello di piume circondata dal cappello di penne circondata da indiani muscolosi a petto nudo insomma le scene anche un po' equivoche e mi, mi fa molto sorridere insomma Ingauerbacker e però tempo dopo dopo, dopo un po di, di tempo che ci conoscevamo lei mi ha mandato una foto che è questa ed è la foto della sua bambola Marlene, ed è la foto di Inga Wehrbacher che dice addio alla sua bambola. Lei ha deciso di donare la sua bambola al Museo dell'Olocausto di Washington e, e mi ha mandato questa foto. E le, le luci del museo sono già tutte puntate su di lei. E è tutto pronto la teca di vetro è alzata e sollevata e Inge dà un ultimo bacio alla bambola che le ha tenuto compagnia nei due anni eh, che lei ha passato nel ghetto di Teresin e quando mi ha mandato questa questa foto io naturalmente mi sono commosso sono commosso perché, perché eh, ancora una volta ho avuto la prova che le vite, le vite dei sopravvissuti alla Shoah eh, nel loro intimo assomigliano moltissimo alle nostre vite. A loro sono capitate cose contro le quali forse noi non riusciremmo a resistere. Eppure nel loro intimo un po' ci somigliano. Ci somigliano nelle loro paure, ci somigliano e nelle felicità che hanno vissuto, ci assomigliano nei loro desideri e ci assomigliano anche in questo attaccamento affettuoso con oggetti semplici, un orologino, una bambola, un libro, un violino. Ehm, tutto questo ci assomiglia terribilmente. Ehm, è come se il tempo in fondo non esistesse più tra noi e loro. Quando ho a che fare con uh, sopravvissuti allo sterminio, non mi sembra mai di avere a che fare con, uh, con dei vecchietti, mi sembra di avere a che fare con loro, quando, quando, uh, quando hanno vissuto quelle cose e quindi con giovani ragazzi. Uh, vi faccio vedere due immagini che c'entrano con quello che sto dicendo. Una di Dagmar Lieblova, è una, una persona che ci ha lasciati due anni fa. e lei, Questa ragazza è, è passata attraverso quattro campi di concentramento, tra cui Auschwitz. Alla fine della guerra, aveva perso tutto, quasi tutto, e ha capito che avrebbe dovuto ricominciare, avrebbe dovuto ricostruire la sua vita per intero. E così si è fatta scattare questa foto è andata da un fotografo. E si è fatta fare una foto perché lei pensava la mia vita ricomincia oggi, ho bisogno di una foto che dica da qua si riparte. E lei nel 1945 aveva 17 anni. E questa è una foto di lei a 17 anni. È quello che le è accaduto. Um, è quello che le è accaduto quando aveva 17 anni. Um, quando io avevo a che fare con lei, con Dagmar, non riuscivo a togliermi dalla testa di avere a che fare con una diciassettenne e non con una persona che aveva 17 anni nel 1945. O oh non so, un'altra persona a cui voglio molto bene è Virginia Gattegno. Virginia Gattegno, dentro di me, è, sempre questa, è questa, sempre questa ragazza qui, ve la faccio vedere. Forse oggi i costumi con quel taglio non vanno più tanto di moda, e forse oggi lo slip del costume ha una forma diversa. Se voi vi presentaste in piscina con uno slip così, forse verreste preso di mira. Però questa è Virginia Gattegno, eh, do poco dopo la guerra, quando tutto era finito. E... E lei amava il mare, insomma, ha sempre amato, ha sempre amato il mare. E quando io l'ho conosciuta dopo, ehm, ho capito che dentro di me Virginia Gattegno aveva 22 anni, perché lei è finita ad Auschwitz più o meno a quell'età. E quindi nella, nella mia testa non è mai stata ecco, una signora anziana. È sempre stata è sempre stata quello una, una persona giovane sto leggendo i, i, i nostri commenti sembra che tra le parole che voi avete scelto stia, ne stia vincendo una infatti eh, c'è arriva notizie che sta vincendo ricettario anche se tutte e le parole sono state richieste e quindi per concludere questa bellissima intervista Um, ci lasciamo raccontare questa storia, allora vi faccio vedere una foto che è questa. Questo l'avrete riconosciuto <ride> è un cucchiaio. Questo non è molto difficile da riconoscere, adesso ce l'ho qui da qualche parte, ce qui da qualche parte, ma adesso non lo vedo al volo quindi non riesco, non riesco a trovarlo. Eh, se vi chiedessi quanti cucchiai avete in casa vostra, probabilmente non mi sapreste rispondere. Cioè, io voglio il numero preciso, eh? non ah, una trentina. No, io voglio il numero preciso dei cucchiai che avete in casa. Cucchiai grandi, non quelli da te, piccolini, solo, solo quelli grandi. Calcolate che c'è il servizio, quello un po' da tutti i giorni. A volte c'è il servizio un po' più carino, poi c'è quello bello che viene, salta fuori solo a Natale. No. Quanti cucchiai abbiamo in casa? Non lo sappiamo. Io non lo so quanti cucchiai ho in casa, perché stiamo così bene, siamo così beati e felici e fortunati che non ci importa sapere il numero preciso dei cucchiai che abbiamo in casa. Mentre avere un cucchiaio a Tersin era una fortuna. Voleva dire essere già nella parte fortunata del lager, avere un cucchiaio, perché con un cucchiaio puoi mangiare, puoi mangiare bene. Ehm, a Tersin tutti i giorni dovevano mangiare tra le 30 e le 40.000 persone. E quindi i nazisti avevano allestito delle grandi, mense, delle grandi mense e soprattutto avevano allestito delle enormi cucine. Eh, ce n'erano diverse nel Lager e nelle cucine, oggi tanti uomini cucinano, ma nel 1945 la tradizione, nel 1944 la tradizione non era quella, e quindi tante donne del Lager erano costrette a fare le cuoche. E, e tra di loro naturalmente avevano il tempo anche di chiacchierare, di cantare, di, di scambiarsi pareri, idee, anche confidenze. Il tempo del, del cucinare insieme di solito è un tempo divertente, no? se l'avete fatto con i vostri amici no, è un tempo divertente. E anche nel lager, sicuramente in quelle cucine si accendeva un po' questa luce. E quelle donne in questo, nel lager di Terzin fanno, fanno quello che in fondo avrebbero fatto delle cuoche anche fuori da lì, si scambiano le ricette. C'erano donne praghesi, quindi donne della vecchia Cecoslovacchia, c'erano donne tedesche e c'erano anche alcune donne danesi. E naturalmente Danimarca, Germania, Cecoslovacchia, oggi Repubblica Ceca. Um, hanno delle tradizioni diverse mangiano cose diverse tra di loro queste donne sì, si passavano ricette ma senti ma tu come la fai la torta io la faccio così ma ci metto un uovo in più e che cosa hanno fatto soprattutto una di queste ha preso un quaderno a un certo punto e si è messa a trascrivere le ricette che ascoltava e poi questo quaderno l'ha nascosto eh, tutte le donne sono state trasferite ad Auschwitz nel 1944, a ottobre, e sono state uccise tutte o quasi tutte eh, nel campo di sterminio. Il quaderno è rimasto e se lo leggiamo oggi capiamo che è un quaderno dei sogni, è un quaderno dei desideri. Eh, la maggior parte delle ricette che sono scritte su quel quaderno non potevano essere realizzate a Teresin. C'era bisogno di una cucina diversa, di strumenti diversi. C'era bisogno soprattutto di tanti ingredienti che a Teresin non c'erano. A Teresin si mangiava poco, pochissimo, è sempre la stessa cosa, cioè zuppa di verdura. E quando tu leggi in una di queste ricette strudela alla panna, capisci che quello è un sogno. Non è una ricetta. È strano dirlo, ma in fondo quel ricettario non è un ricettario. È come se fosse un libro di fantasia, è un libro di fiction. Ed è un libro in fondo commovente perché raccoglie i desideri di queste persone che, in fondo, hanno sognato di mangiare qualcosa che gli ricordava a casa loro. E poi non hanno più potuto cucinare quelle cose perché a casa loro non ci sono più tornati. Allora, il gusto della memoria, anche quando è uno strudel alla panna, è un gusto molto amaro, è un gusto molto amaro che ci lascia dell'amaro in bocca. Però, studiare queste storie, studiare la memoria, significa in fondo, prendersi la responsabilità della memoria e Oggi, queste storie noi le conosciamo e tocca a noi in fondo eh, raccontarle. E siamo noi i custodi di queste storie, non soltanto i libri che, per fortuna, vengono pubblicati. Ma siamo noi, persone, i custodi veri di queste storie. E quando le leggiamo su un libro, diventiamo noi eh, i libri. Quando le leggiamo su un libro, diventiamo noi le scatole giuste per questi ricordi. Grazie mille, ti ringraziamo veramente tanto per aver presentato il tuo nuovo libro e per aver parlato un po' anche di te. E salutiamo tutti coloro che ci hanno guardato, ringraziamo ovviamente, e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie moltissimo a voi, grazie a Mari di Libri, grazie a tutti.